mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Michele, che mi chiede di parlare del film opera prima d'animazione in lungometraggio per Ralph Bakshi, Fritz il gatto del 1972, film che è costato una miseria di $700,000 e che incassò un centinaio di milioni di dollari a girare il mondo, un successo clamoroso nella storia appunto di questo Fritz, un gatto universitario che però è un donnaiolo un po' fraudolento e anarchico di natura, che cerca insomma una vita diversa abbandonando il college e andando a interagire con covi afroamericani in questa specie di New York del 1960 abitata da animali antropomorfi, diciamo così, e quindi tutte le sue disavventure con i poliziotti disegnati come porci, con le sue avventure sessuali, tutta poi la sua ricerca appunto politica attraverso dei gruppi terroristici, scritto dallo stesso Bakshi, disconosciuto però dal creatore delle strisce, perché disse che il film era contro la controcultura e non gli andava assolutamente bene perché ci doveva attaccare sì, politici bastardi e tutto il resto, ma secondo il nostro Kram, il punto, il creatore, Fritz il gatto è molto più anarchico, non è così didascalico, così in effetti era nelle strisce, né così retorico, insomma in un certo senso i personaggi afroamericani fatti a corvo così sono un po' tagliati con l'accetta proprio nei discorsi che fanno e poi risultano insomma banalizzati in un certo senso, nonostante poi la ribellione che fa partire lui contro il razzismo nel quartiere è veramente notevole, i poliziotti nella parte dei maiali sono forti, anche poi quando viene fuori la violenza, i poliziotti stessi con la pistola e il casino, l'idea appunto della sinagoga dove si nasconde il nostro Fritz che deve scappare dopo che ha fatto scoppiare un cesso a pistolettate e coi leoni che ridono è veramente notevole, l'ultima parte quella di lui che può fare terrorista così è un po' tirata a cazzo, si vede un po' tirata a codadi, un po' per cercare di smontare un certo tipo di mito di rivoluzionario del pericolo, ma detto questo è un film che comunque funziona per il ritmo che usa, funziona per quello che osa il sesso insomma fra animali a livello antropologico morfico, però dentro un cartone animato che era fantastico. Mai guardare la versione italiana perché al posto di lotta di classe ci mette tipo che loro, le ragazze che poi lui porterà a casa e si tromberà, che sono fissate, nel senso lotta di classe gli dicono che sono fissate con la dieta, proprio non c'entra niente, sono tutti discorsi politici, vengono praticamente cancellati in Italia per dare spazio a una pochade che sembra veramente fatta dal bagaglino. Meno male che abbiamo la versione originale che ci racconta in realtà la forza di un personaggio come questo, anarchico, che irride tutto e che in un certo senso qui e poi mostra di tutto, perché qui si mostra la violenza della polizia, si mostra il razzismo americano, si mostra le droghe che vengono utilizzate, anche quella psicotropa che lui vede mostri, ganzissima. È un film di controcultura puro che però è stranamente... ed è qui appunto che discuteva Crumb, che però a volte va contro la controcultura stessa e quindi... ma a livello proprio ideologico comincia a sbattere un po' contro se stesso in un certo senso, seppur essendo al solito scritto benino, con appunto questo gatto che è fantastico e con quest'idea geniale di portare avanti un personaggio così importante attraverso un film, ripeto, che ha avuto tutto questo successo forse perché è veramente troppo americanizzato, quando la striscia era molto americana ma molto contro un sistema americano, qui insomma è un po' tutta l'acqua di rose, si delinea un po' i caratteri diciamo in maniera un po' troppo retorica e spezzettata, come ho detto, cioè quelli sono così, quelli sono cosa, anche il gangster di colore non rende, a un certo punto un certo pseudo, diciamo così, mancanza di tatto in un certo senso, tipo di scrittura da parte di Bakshi, che probabilmente ha irritato e non poco lo scrittore originale che voleva firmare la pellicola e solo non ha potuto farci un cazzo e quindi il film è uscito, ben per chi l'ha fatto ci ha fatto miliardi, ha lanciato Bakshi, è sicuramente un animatore, un disegnatore formidabile, che qui ha un grandissimo montaggio, una bella fotografia, fa dei pezzi insomma della città che sono meravigliosi, le parti in città, quelle silenziose forse sono le più belle, con questi stacchi incredibili e con tutto quel finale che fa vedere insomma le foto devastate di un'America davvero in una crisi che non sembra mai finire, quindi un film in realtà non troppo pro America, un film che descrive il male dell'America ma che però vuol far insomma anche dare un colpo anche dall'altra parte, dicendo che comunque in America è sempre meglio che dall'altra parte in un certo senso, e questo risulta un po' strambo e confonde un po' le acque, nonostante il film, ripeto, sia completamente folle per l'epoca e completamente folle che abbia avuto tutto quel successo, adesso probabilmente non glielo farebbero manco disegnare, figuriamoci e farci un film, forse la gente non ci andrebbe nemmeno perché non gliene frega più un cazzo di nessuno, né della satira politica né della satira sul sesso, né appunto di parlare in maniera diretta, proprio perché in realtà è un classico film che ha fatto incazzare tutti, al di là del creatore ha fatto incazzare anche tutti i conservatori americani che definivano il film una vergogna che fa venire sesso e droga, e fece un po' incazzare, ripeto, anche Crumb e i
socialisti americani, diciamo che in un certo senso vedevano tradito un po' il loro personaggio principale, che tale era. Ma va detto, insomma, che il film secondo me merita assolutamente ancora di essere visto, è un mio cult assoluto, è uno di quei film che guardo sempre volentieri, proprio perché descrive, diciamo, un periodo degli anni 60 americano della controcultura in maniera abbastanza interessante, perché la satira funziona, i commenti sociali funzionano, però un po' di stereotipi razziali ci sono, e perché in effetti la trama non si sviluppa se non attraverso una serie di accadimenti. Ma questo era quello che faceva anche un certo tipo di cinema chiamato Nouvelle Vague o Nuova Hollywood, cercare di raccontare attraverso un non racconto ma un personaggio che comunque è centratissimo, al di là, ho detto, di alcune piccoli scompensi di sceneggiatura. Per me Fritz il Catto è assolutamente un cult assoluto, un film del quale tutti dovremmo dare un'occhiata per capirne la forza, la portata storica e per capire anche, insomma, in un certo modo come lavorava il grandissimo Ralph Bakshi. Il link di Fritz il Gatto è qua sotto e seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Donate su Patreon se mi volete aiutare, il link per donare naturalmente è qui sotto, così come qui sotto il link per donare su YouTube direttamente il super grazie. Quindi che cazzo vi posso dire di più di Fritz il Gatto? Tira fuori il talento di Bakshi, è un film che forse per il 40-30% tradisce un po' l'idea del nostro Fritz, che era molto più anarco-socialista, ma che comunque continua ad attaccare e demolire un certo tipo di sistema che tutti sembrano intoccabili. Quindi per me è comunque un cult assoluto da vedere e rivedere.